Benvenuti a Klaus Condicio. Dopo l'intervista a rivelazione a Massimo Ciancimino e dopo il sottosegretario Casellati che ci ha parlato dei problemi della giustizia, abbiamo qui un intoccabile, dice internet. Lo sapeva che lei... No, non lo sapevo. Il presidente del CONI, il dottor Giovanni, detto Gianni Petrucci. Buongiorno presidente, grazie di aver accettato le nostre interviste e rituali. E la prima domanda è: viene definito intoccabile da internet? No, perché ha questa fama? In realtà lei è molto cordiale, affabile. Perché volo basso, probabilmente. Quando si vola basso si passa anche di nascosto nelle parti e quindi non si viene più notato. Io non amo quelli che strillano, che gridano, che vogliono andare ogni giorno sul giornale. Poi ci andiamo perché ovviamente uno sport è popolare, interessante, piace alla gente. Però il profilo basso paga sempre. Intoccabile non lo so, sono intoccabile come. Quindi come tutti. Senta, prima di andare ai temi più generali, la più stretta attualità, il discorso delle candidature, voi siete già intervenuti a più riprese, mi pare che il ballottaggio, se possiamo chiamarlo così, è un termine inesatto, sia tra Venezia e Roma. È imparziale il CONI? Sì, il CONI è sarà imparziale. La parzialità del CONI si vedrà nel momento in cui ovviamente spingerà per una realtà che è quella che poi ha possibilità di vincere la candidatura, perché non dimentichiamo che avremo contro Colossi, probabilmente Tokyo. Però scusi, Venezia dove può fare questa cosa difficile? Ma la realtà è che i progetti, noi diciamo sempre che i progetti possono essere bellissimi, poi ci devono essere anche nella realtà già qualcosa di concreto, perché è vero che mancano 10 anni e più di 10 anni poi all'effettuazione di quell'Olimpiade del 2020, però già il progetto deve essere pronto fra pochi anni, 1-2 anni, per cui non è che ci si può presentare dicendo il libro dei sogni è questo, noi fra 10 anni saremo pronti per fare questo. Il CIO ce lo respingerebbe, quindi noi vogliamo candidature credibili, serie, che abbiano già qualcosa di concreto. Faccio solo la favorita è Roma, scusi presidente. Ma io non lo voglio dire questo, non lo voglio dire perché devo rispettare anche una città che si sta impegnando. Ma Venezia, scusi se faccio domande un po'... È una candidatura di fatto della Lega Lombarda, della Lega Nord? Non mi risulta perché so che questa candidatura è stata fatta con l'attuale sindaco, con il presidente della regione, con gli industriali veneti, per cui è una candidatura seria. Certo, quello che possiamo dire è che non sarà Venezia, cioè sarà, se si farà, subito a Mestre o Marghera, insomma... La città deve essere una, quindi Venezia Mestre è una, e questo è un progetto, sì, è una, però toccare... non sarà Venezia dentro, cioè sarà nel territorio di Venezia. Diciamo che nelle loro intenzioni è queste. Poi è vero, il fascino di Roma è il fascino di Roma, non è che si possa offendere qualcuno se dico che Roma ha un fascino particolare, e Roma l'ultima volta che ha perso per pochissimi voti, quindi Roma c'ha già una candidatura avanzata che era già la documentazione e quello che si era fatto per la precedente candidatura quando abbiamo perso contro Atene. Senta, vabbè, su questo ci ha già dato soddisfazione. Sulla questione Moggi, scandali eccetera, sui giornali abbiamo letto perplessità, insomma tutto il discorso dei giudici donne che capiscono o non capiscono il calcio eccetera. Su questo avete, ma lei a titolo personale ha maturato una riflessione, cioè, come è stato affrontato il problema dalla giustizia? Io dico che dalla giustizia ordinaria in modo serio e corretto, serio. Magistrati seri e corretti che hanno fatto il loro dovere. Però questa cosa che è uscita sui giornali... Ma la leggo dai giornali, io mi sono sempre attenuto, alla realtà, ai fatti concreti, il resto sono parole, le leggo dal giornale. Avremo quindi un calcio pulito? Ma il calcio penso sia pulito il calcio, perché altrimenti tutti quelli che investono sul calcio sarebbero dei folli. Siccome folli non sono, perché sono persone che hanno delle aziende floride e di successo nella vita e nelle loro aziende, deduco e sono certo che il calcio è serio. Poi ci possono essere i peccatori come ci sono in tutte le categorie. Beh, ci mancherebbe, cioè nessuno è infallibile. Senta, ma Moggi potrà rientrare? Si parlava del Bologna, poi è stata smentita la cosa secondo lei? Ma è un argomento questo che non mi riguarda, io devo stare ai fatti, a quello che ha fatto la giustizia sportiva e a quello che farà la giustizia sportiva. Stiamo agli atti. Veniamo all'influenza A. Ci sono chiaramente cambierà atteggiamenti nel costume del sportivo, eccetera. Ovviamente non è un vostro compito prevenire queste cose, però di fatto ci sono sport, secondo me, forse ci può aiutare anche lei, dove inevitabilmente il contatto è tale per cui già visto oggi i giornali, nel calcio c'è allarme, no? In Francia, adesso in Italia.
Ci sono sport, secondo lei, particolarmente a rischio, che si possono prestare a un contagio anche, non so, pensavo io, pugilato, pallacanestro, basket, lo scambio delle borracce nel ciclismo, cioè dovranno cambiare le... Ma anzitutto io voglio fare un ricordo, un appello a tutto il mondo dello sport. Okay. Non bisogna fare fughe in avanti, non bisogna autonomamente scrivere al ministro, al viceministro Fazio, per avere chiarimenti, perché ha già scritto il CONI. Attendiamo una risposta che riguardi le nostre federazioni sportive nazionali e riguardi ovviamente gli atleti che devono andare alle manifestazioni internazionali, in primis adesso abbiamo le Olimpiadi di Vancouver. Per cui attendiamo una risposta da parte del viceministro. Tutte le fughe, tutti quelli che vogliono parlare a nome di associazioni privatistiche, ovviamente non fanno un buon gioco, perché dividono un mondo dello sport in cui, come è giusta la sua domanda, ci possono anche essere dei distinguo, ma non sta a me dirlo, sarà il ministero competente a dirlo. Beh, però insomma, adesso senza farlo, noi non siamo scienziati, però scusi, da quello che leggiamo sui giornali, evidentemente se è sufficiente non lavarsi le mani per contagiarsi, evidentemente certi comportamenti possono essere di carattere preventivo, non lo so, cioè... scambiarsi la borraccia. Sì, però oggi, perché andare incontro a... cioè, oggi è vero, noi oggi noi facciamo appello ovviamente a tutta la nostra intelligenza, la nostra sensibilità, al buon senso degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle società. Vediamo che in altre nazioni, in Francia, le squadre siano state colpite. Io mi attengo a quello che dice l'unico nostro organismo deputato, che è il viceministro Fazio. Il viceministro Fazio ha detto certe cose che le sentiamo quasi ogni sera in televisione, a quelle ci atteniamo e attendiamo da lui una risposta ufficiale per dare la nostra volta alle nostre federazioni. Per trasmetterla, ma lei prevede cambiamenti? Scusi se le rifaccio. Beh, non lo so, non lo so, perché io non sono uno scienziato e a me mettono molto paura quelli che parlano di tutto, per cui a me ha dato molto fastidio il fatto che tanti si siano attivati a fare fughe in avanti per chiedere chiarimenti su proprie discipline. Quindi si crea allarmismo. Si crea allarmismo, okay. E poiché ogni sera i telegiornali, e Fazio in modo particolare, il viceministro Fazio, ci molto dicono fermo. di non allarmarsi. Sì. E quindi è chiaro allarmarci, quindi noi non ci allarmiamo, attendiamo ovviamente indicazioni in proposito. Uh-huh. Rapide, perché la stagione spero, certo, che arrivino, perché io penso siamo che il ministro Fazio tra oggi, domani e dopodomani dia delle risposte. C'è uno, questo mi può rispondere, mi può rispondere, scusi se insisto, ci sono sport particolarmente a rischio e no? Si sente? Non lo so, non lo so perché okay. Nessuno mi ha detto questo. E andiamo avanti, c'era l'idea, era stata ventilata l'idea di una televisione in chiaro dedicata completamente allo sport, magari con la Rai, non iniziate. Coltiva ancora? Noi la stiamo coltivando, sì, la stiamo coltivando, il tutto è condizionato dalle risorse finanziarie, la stiamo coltivando perché riteniamo che sia molto importante, però devo dare atto oggi ai canali televisivi che stanno lavorando molto bene per lo sport, Rai in testa. Poi ma non voleva essere una critica? No, lo so benissimo, abbiamo pensato Sky che ha vinto i prossimi giochi olimpici di Vancouver, Londra e altro, per cui diciamo che oggi noi siamo soddisfatti. Certo, ci sono discipline, vedi il pugilato, che soffrono, sono federazioni molto importanti, dove oggi abbiamo dei grandi pugili che ci fanno fare bella figura, ecco, e che non vengano ripresi certi incontri, questo ci dispiace, però abbiamo un ottimo rapporto con la Rai e quindi non vogliamo entrare... Anzi, lo potrebbe fare la Rai o addirittura, cioè non lo so, forse dico io un'eresia, i vari network insieme, però... diciamo il sogno rimane, però è condizionato dalle risorse finanziarie. Possiamo dire ci sta lavorando? Sempre ci stiamo pensando e ci stiamo